Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yu-Gi-Oh! Continuiamo le avventure di V-Reigns, oggi Angelo caduto, nuovo duello, spero di farne almeno 3 di duelli, anche perché qui non c'è nulla da leggere. Hanno detto la storia, chi se ne frega della storia, tanto noi qui facciamo il nostro lavoro, non ce ne frega niente, e infatti tanto è stato. Iniziamo per secondi. Si dovrebbe essere i primi a iniziare e gli ultimi a finire, ma... Eccola lì, trucca stella del palcoscenico, va bene. E trucca stella, un nuovo archetipo. Però, ah, le fate praticamente, tutte quante fate. Insomma. Mettiamo ovviamente Signet Universo, che non fa mai male. Quindi il campo... il campo te lo tieni tu, ok. Allora l'attivazione, se la fai distruggila, grazie. Link assassino. No. Ah, beh, posso evocarlo comunque sia, specialmente perché non ho mostri in campo. Però questo qui ha 2000 di difesa. Uffa. E posso scartare due carte e scegliere due carte magia trappola da distruggere? Da distruggere. Ok. Giochiamo un'altra Signet Universo. Te ne vai, grazie. E ora mandiamo le due al cimitero. E qua ho una pila, insomma, voglio dire. Facciamo una e due. Buono. A questo punto, ok, possiamo anche evocare un mostro, direi. Ed evoco compilatore di difetti. È buona come effetto questa. Certo, poi bisogna anche attivarlo, però. Tra l'altro, nei commenti mi avete consigliato come giocare le carte Link, perché non ci avevo capito nulla. Figuriamoci se potevo capirlo. E... penso di aver capito qualcosa, ma devo leggerlo bene perché l'ho letto molto di sfuggita, dato che ero impegnato. Però, comunque sia, poi gli do una letta fatta come si deve. Cavolo, però questa carta qua non mi piace per niente. Ah, mo fa l'evocazione Link con questa, eccola lì. Ah, Angelo Alcia, vabbè. 2000, boia. Ah, un danno aggiuntivo. Ok, evoco Dracorete. Facciamo un'evocazione lì ancora. Evoco Dracorete. Attivo l'effetto, evoco qua. Ah no, posso evocare queste qui veramente. Meglio. Sì, vai, Digitron. Bello. Per carità, difesa incredibile, Però. Ah no, questo c'è l'attacco. Questo però c'è l'attacco. E l'altro che ha. È Bitron che ha. Ok, va bene. Che ha la difesa. Ok, vediamo un po'. Mi verrebbe da evocare Encodificatore. Lo faccio, poi se sbaglio, amen. Una, due e tre. Due mostri più un Cyberso. Perfetto. Mettiamola qui. A questo punto io distruggerei questa. Bene. Poi c'è un effetto interessante comunque, Tra l'altro prendo un boost di attacco grazie a questa qui. Non ha niente da giocare? What? Amica mia, sei nei guai, sei, Ma metto qua la pila coperta perché non mi fido a metterla in attacco, anche perché non si fa normalmente mettere un mostro così debole in attacco, a meno che non hai una qualche strategia. La trucca stella Giglio Campana. Ok, lei potrebbe avere un effetto strano, anche se prima l'ha usato per evocare un'altra trucca stella. Quindi non dovrebbe... farlo. Attacca diretto lei. Ma è il suo effetto? No, l'effetto di questa non mi pare proprio che fosse. Ah, il mostro reborn. E ti prendi la mia carta. Ma guardalo lì. Eppure, scusami. Ma cosa? Non ho capito perché è andato al cimitero. Ma cosa? È l'effetto di Signet, certo. Evoco autista salvataggio agente. Vai. Tributo e via, si evoca. Poi si attiva la magia rapida, blocco. Aspetta però. No, pensavo che era continua. Pensavo che era continua, mi sono sbagliato. Amen. Sprecata. Pensavo che era continua nonostante avessi detto che era rapida. Poca confusione, mi dicono. Bisogna fa? Ho proprio visto male il simbolo. Dai, però. Pur di smazzarsi il deck, mamma mia. Questo devo sacrificare, invece no.
Attacchiamo. E via. L'effetto di quella è interessante però, di Link assassino. Bisogna usarlo con cautela. Contro l'avversario, certo, non contro se stessi. Anche se ci sono carte che, quando vengono distrutte... Ah, anche dal deck posso farlo, quindi ok, vai. Dracorete, evochiamolo, attiviamo l'effetto. E mi scelgo... Ma Digitron, ancora una volta, dai, vieni qui. A questo punto posso o evocare un'altra volta in codificatore, che non evocherò in codificatore sto giro. Il ragno Link sarebbe carino. No, faccio Mielebot, dai. Mi conviene. Tanto è solo due mostri. Così mi tengo salvataggio a gente. Mielebot fa il bello e il cattivo tempo. Attacchiamo diretto, facciamo un bel danno, eh. A meno che quella carta coperta non ha nessun effetto. Bene. Ok, un attimino qui voglio vedere cosa ho. Va bene, finito il turno. Let's go, vediamo che combini. Giochi in difesa? O non giochi nulla? Giochi in difesa. Evoco anche compilatore di difetti, così almeno abbiamo forza di attacco massimo. Con quello più forte attacchiamo la difesa, che potrebbe avere un bel numero. E abbiamo finito. Beh, insomma, i primi duelli sono sempre quelli più facili, dai. Tempesta in arrivo. Storia deck, vai. Dovrei rileggermi seriamente la storia di Viren's, perché l'ho letta, ma come ho detto, Varys. Ma dovesse da fa che Varys è una forma alternativa del nostro playmaker, perché sai, Yu-Gi-Oh! Ci riserva sempre queste graditissime sorprese. Poi anche i capelli, meno male. A parte che in anime e manga i capelli a punta sono un tratto distintivo dei personaggi, quindi potrebbe essere come potrebbe non essere. Squadra di rifornimento! E che cavolo, non va bene. Ti smazza il deck. Qua proprio sono fissati con lo smazzarsi il deck. Riavvio Link coperta. Anche richiamo del posseduto, che mi darà un po' di noia, ma Stregone Cyberso? Noi lo mettiamo subito in attacco e attacchiamo la carta coperta. Poi l'effetto di stregone è interessante. Perché? Ma perché? Perché? Oh, santo cielo. Va bene. No, fammi il danno diretto. Me lo prendo. Grazie. Tranquillo. Vai con Dracorete. Quando viene evocato si può prendere dal deck o dalla mano, grazie al suo effetto, un mostro di livello 2 o inferiore. Ci prendiamo Beatron. Non abbiamo Digitron a sto giro, peccato. Poi con richiamo del posseduto mi evoco Stregone Cyberso dal cimitero. Mettiamolo qua in attacco. E ora! Non è finita qui! Ci giochiamo! L'evocazione Link con... abbiamo encodificatore e decodifica. Niente, quindi... Andiamo con encodificatore trasmittente. 1, 2 e 3. Ole! E non finisce qui, amici miei. Una volta che viene evocato l'encodificatore, possiamo anche giocarci in mostro resuscitato per riprenderci lo stregone dal cimitero. Ed è quello che ho intenzione di fare. Quindi... ci riprendiamo lo stregone, anche se... No, poi va nel cimitero dell'avversario, quindi torna dal padrone, quindi no. Stregone sei perso. Perché l'effetto sì è interessante del drago mizzile, ma non mi fido dopo. Potrei attivare l'effetto, ma no, sono più forte. Quindi attacchiamo uno. Ok. No, è importante. Quante volte peschi? Questa. Quante volte peschi, amico mio? Ah, combattimento ripetuto, perché... Va bene. Tanto riavvio Link qui coperta. Ecco, vedi, infatti torna da lui, torna. Sul suo terreno, dato che è suo. Non sarebbe tornato da me. Ah, però ora potrebbe provare a fare Link ora. Potrebbe provare a fare Link e aprirmi. Ma tanto poi io lo rievocherei. Eccolo lì. Va bene, due. Ah, ok.
Ah, oh, ma l'effetto allora. Quando questa carta. La puoi dare 500 life point per. Ah, no, 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 non lo fare, non lo fare, non lo fare. Vabbè, tutto lui ha fatto. Tutto lui. Ok. Questa rimane qui, ovviamente. Evoco Dracorete. Non so che fare. Attivo l'effetto e vediamo un po' che combinare. Perché non ho idea di quello che fare. Anche se. Evoco segretaria di backup in difesa. E. Ora potrei evocare un mostro più forte. Allora. Evoco il ragno mandando, sacrificando appunto solo Bitron. E la mettiamo qui, vabbè, dove vi pare essa. Poi, grazie al suo effetto. Perché c'è questa? Non posso attivare l'effetto perché nella zona puntata c'è un'altra carta. Evoco il decodificatore. Il problema è che dove cacchio la metto? Perché guadagnerebbe 500 di attacco per ogni mostro a cui punta, ma siccome è una carta speciale e può andare solo qui, la maledetta, non punta a niente. Non punta a niente. Quindi è inutile. Ah, rifacciamola. Niente. Ah! Insomma, un po' macchinosa da fare sta cosa, ma ok. Wow, per due duelli ancora, altri 40 minuti mi ci sono voluti. Sta faccenda non va affatto bene. Sono stati effettuati correttamente altri due duelli, quindi direi che il video può terminare qui. Vorrei provare a farne di più davvero, come facevo una volta, anche 3-4 duelli, ma tagliavo tantissime parti del duello e non ci si capiva una mazza. Invece adesso, insomma, sono un pochino più. Cerco di narrare tutto quello che faccio, non tagliando nulla, se non velocizzando alcune parti, perché sennò non finisce più. Quindi va così. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.